Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Uscita l'Inghilterra, che mi sembra un paese un po' più importante dell'Ungheria. Ma perché voleva uscire? Uscire l'Ungheria, ma, no? Ma scusa, Pietro, voleva uscire. Scusami, ci apprestiamo a dare... Sì, però il dettaglio è che l'Inghilterra voleva uscire, l'Ungheria vuole i soldi. Posso parlare anche? No, tutti, scusatemi, non volevo interrompere. Io credo che... Poi finisco. No, non volevo interrompere, scusami. Io credo che il problema Ungheria, se è un problema ce l'abbia l'Unione Europea, non la Meloni. Però voi scusami, Pietro, tu parli Meloni dell'Ungheria, ma il tema è capire, questo mi interessa da te, da Libero, che lo scrive spesso, perché Salvini in qualche modo ha sentito il bisogno di dire questa, di avere questa sortita rispetto ai magistrati russi? Cioè, che bisogno c'era? Gli è uscita così oppure c'è? Secondo me non è stata una frase pensata. Non è stata una frase pensata. Ecco, questo no, era ma anche nei confronti, no, anche nei confronti di quelli ungheresi. Posso? Vado per punti, così cerco di essere chiaro. Punto primo, gli alleati di Salvini in Europa stanno dicendo esattamente quello che Salvini sta dicendo in Italia. Ovvero sia che la morte di Navalny, nella migliore delle ipotesi, è un fatto interno di cui non ci dobbiamo occupare. Andate a vedere cosa ha detto AfD in questi giorni e vi renderete conto che Salvini è perfettamente allineato con quella parte politica che sta andando benino nei sondaggi. Punto primo. Punto secondo. Noi parliamo tanto di Salvini. Allora, però, al di là del mattinale che ha fatto stamattina il sottosegretario, Pazzolari, io mi volevo sottolineare solo una cosa. Navalny è stato trovato, insomma, l'hanno ammazzato, secondo me, e abbiamo avuto notizia sabato. Da sabato la Presidente del Consiglio, che sta andando a Kiev per presiedere il G7 insieme a Zelensky nell'anniversario della guerra, ha detto delle parole, a mio avviso, non sufficienti. Va bene, le leggo. Ha detto solo questo: la morte di Navalny durante la sua detenzione è un'altra triste pagina che ammonisce la comunità internazionale. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio, ci auguriamo che su questo inquietante evento venga fatta piena chiarezza. Da allora, sabato, ore 14, non ha più detto nulla. Ma va a Kiev, Claudia, va a Kiev. È sta certo facendo che guerra va a Kiev alla Russia. Ma lei siamo in guerra con la Russia. No, mi sembra lei che va a Kiev. Qualunque parola possa dire. Non ti scaldare, io non ti ho interrotto. Io mi aspetto che dalla democrazia italiana, dalla democrazia di questo paese, vengano fuori parole nettissime rispetto al fatto che Navalny è stato un omicidio di Stato. Però dice Senaldi, va a Kiev, è un gesto è un'altra cosa. Più di quel... È un'altra cosa. E perché fa questo lei? Perché comunque, che tu ne dica, scusami tanto Pietro, il suo rapporto con Orban è un rapporto imbarazzante anche per lei. Fa il G7 a Kiev. Okay, io voglio d'accordo. Che dica che Navalny è stato un omicidio politico. La Salis è stata arrestata in una manifestazione di destra contro l'invasione russa. Io vorrei che lei, vorrei che la mia Presidente del Consiglio, in quanto cittadina, vorrei che dicesse che Putin è un assassino, perché è un assassino, e che la stagione di Putin deve finire il prima possibile. Ah, questa beh, è chiarezza. Tu hai ragione, perché allora, Buccini dice questo, perché Putin non si dimette. Se lei dice questo, Putin si dimette. Allora, sente, Buccini...